Ma guarda, questa è una bellissima manifestazione, penso che debba essere portata avanti e così come devono essere valorizzate, insomma, deve essere valorizzato il Naviglio. Ho già parlato anche con gli organizzatori, insomma, ci piacerebbe dargli ancora maggiore importanza proprio in vista del 2015, quindi già dall'anno prossimo, al 2014, fare un evento ancora più a caratura internazionale. Beh, il fascino di nuotare una competizione che forse erano 100 anni che non facevano più, l'ho saputo in ritardo l'anno scorso, non l'ho fatto in tempo, quest'anno non me la sono fatta sfuggire. È tipica, è speciale, è unica, quindi vale sicuramente la pena. Un secondo posto a quanto pare, inaspettato tra l'altro. Questa è la prima volta che partecipo appunto a questa gara, meravigliosa, non me l'aspettavo così, così bella veramente. Sensazioni bellissime, uno stato di forma recuperato visto che vengo da un infortunio, quindi sono, diciamo, oggi posso dire al 99% pronto per questa prova di ultramaratona di 150 km. Ho un personale per ora di 101 km in 24 ore, stabilito nel 2008 in Cile, quindi insomma volevo spingermi oltre. Ad agosto, il 10 agosto andrò in Spagna sul fiume Ebro per tentare appunto questa 150 km che, se tutto va bene, dovrei concludere tra le 30-36 ore.